andiamo ad aprire non è solamente un nuovo, perché è anche questo, un nuovo varco verso un simbolo della città che sono le cisterne romane, ma una nuova, appunto, offerta culturale molto importante, quella che affermo era mancata da tanto tempo, cioè il museo archeologico. Avevamo una sezione dentro Palazzo dei Priori, ma piuttosto limitata. Qui andrà ricostruita la storia della nostra città e i ritrovamenti. Noi siamo città romana, noi siamo città preromana con i Piceni, noi siamo città pre-Picena con i Villanoviani, quindi riusciamo a ripercorrere tantissimo in quanto archeologia, storia e cultura della nostra terra. Allora, oggi è un primo passo per qualcosa di straordinario per Fermo. Diciamo che è la prima sezione del museo archeologico, che già con il prossimo stralcio verrà arricchita anche del secondo corridoio, ma alla fine della seconda sezione poi si schiude la nuova entrata per le cisterne romane, cioè per un simbolo della città di Fermo. Quindi oggi credo che, oltre a ridare vita a una struttura che era abbandonata dal sisma del 97, abbiamo dato un percorso ideale del bello della città nuovo, e che si arricchirà con i prossimi lavori, perché abbiamo oltre 15 milioni stanziati proprio su questa struttura. Abbiamo trovato una ditta veramente seria, in grado di lavorare bene e confrontarsi con l'amministrazione, quindi ringrazio, insomma, la ditta Rizzo e tutti coloro, a partire dall'ufficio tecnico e l'ufficio cultura, che hanno lavorato per arrivare a questo primo passo. Purtroppo per loro c'è ancora molto da lavorare. Un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, ai tecnici del Comune di Fermo, e niente, è stata una soddisfazione anche a noi professionale, niente, veramente motivo di molta soddisfazione per l'opera che è stata realizzata, grazie anche alla collaborazione e alla direzione dei tecnici di Fermo, perché ci siamo trovati benissimo e ci auguriamo di trovare sempre le stesse cose, però purtroppo delle volte non capita. È semplicemente una cosa bella, oltre che a quello, tutto ciò che è stato realizzato. No, per la verità abbiamo finito l'opera, è conclusa, con quello che dovevamo fare l'abbiamo realizzato, e spero nel miglior modo. Sì. Pienamente soddisfatto, grazie. Ho seguito una parte del progetto che ha riguardato il complesso, prima da tecnico esterno e poi internamente all'ufficio tecnico comunale, e quindi oggi è anche una grande soddisfazione per me aver visto portare alla luce, insomma, il lavoro che avevamo dapprima progettato e poi costruito piano piano anche con tutti gli altri colleghi e le imprese e gli altri tecnici, insomma. E adesso questa è soltanto una porzione di lavori, abbiamo ottenuto già un finanziamento per completare tutto il complesso, quindi abbiamo ottenuto dal PNRR più di 16 milioni di euro e dai prossimi mesi, insomma, cominceremo a lavorare sulla progettazione e poi sull'esecuzione dei lavori per terminare tutto il complesso. Sono terminati per quanto riguarda questa prima sezione, questa prima parte, quindi la sezione collezionismo del museo fino al collegamento con le cisterne romane, che è comunque un obiettivo molto importante raggiunto, in quanto finora avevano un ingresso che non era assolutamente consono con la loro importanza. Da qui il museo è aperto al pubblico, quindi potrà visitarlo. Dovremo adesso arricchirlo negli allestimenti e poi ulteriormente ampliarlo andando a recuperare le altre porzioni del complesso insieme alle altre funzioni che sono previste. Allora, io mi sono occupata della sezione dedicata al collezionismo del Museo Archeologico di Fermo, perché io ho studiato i fratelli De Micis, che sono i fondatori del Museo Archeologico Fermano.
Allora, il mio lavoro parte dal 1994, io mi sono laureata all'Università di Macerata con una tesi sulla collezione De Medicis e grazie all'amministrazione comunale, alla soprintendenza archeologica, ho potuto vedere realizzato questo sogno di vedere dedicata una sezione del museo archeologico proprio ai due fondatori del museo archeologico Fermano, che erano due privati di Falerone che vissero tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento e collezionarono nella loro casa tutti gli oggetti archeologici che noi oggi vediamo esposti in questa prima sezione dedicata al collezionismo antiquario, che è strettamente collegato alla nascita del museo pubblico, perché quasi tutti i musei pubblici nascono dalla passione per il collezionismo antiquario dei privati nel Settecento e nell'Ottocento, come è successo anche qui a Fermo. L'allestimento del Museo Archeologico Fermano è stato realizzato con fondi europei degli iti urbani e con fondi comunali ed è sostanzialmente un allestimento che ricrea un po' l'atmosfera che doveva respirarsi nella Casa Museo De Medicis. È un allestimento di grande impatto e che mira a raccontare un po' la storia di quella che è stata la nascita del Museo Archeologico Fermano e con l'atmosfera anche affascinante di gusto antiquario che si doveva respirare nella Casa Museo dei Fratelli De Medicis, con un grande gusto anche per la meraviglia e per lo stupore che era dovuto a questo grande sovrapporsi, giustapporsi di oggetti antichi e di libri della loro libreria importantissima. La cosa bella anche da raccontare è che la collezione De Medicis è stata acquistata dal Comune di Fermo nel 1872 con un grosso impegno finanziario. Allora c'è esposta nel museo anche la delibera del Consiglio Comunale con cui il Comune di Fermo deliberò di acquistare la collezione De Medicis per 33.000 lire. Quindi è una curiosità questa dell'esposizione di questo libro che raccoglie le delibere consiliari, tra cui c'è questa delibera che racconta proprio sotto il sindaco Ignazio Trevisani nel 1872 fu deciso di acquistare questa importantissima collezione dei due fratelli De Medicis che erano morti senza eredi e quindi tutto il patrimonio andò al nipote Pietro Paolo che lo mise in vendita e fu acquistato in parte dal Comune di Fermo. Una parte anche del museo archeologico è dedicata all'altro pilastro del padre fondatore del museo Fermano che è l'architetto Giovan Battista Carducci, a cui è dedicata l'ultima sala con uno degli oggetti più interessanti che è questa bellissima statera in bronzo con ancora il piatto conservato meravigliosamente i due pesi che rappresentano la figura di Zeus barbato e la testa di Mercurio che è il simbolo della prima sezione dedicata al collezionismo del nostro museo archeologico. Un altro elemento importantissimo di questo museo è che si riapre il complesso Fonte Vecchia e che viene reso accessibile al pubblico anche il vasto complesso delle cisterne romane che lo era già da prima ma non era accessibile a tutti purtroppo perché i disabili non avevano possibilità di arrivare alle cisterne romane in maniera facile, semplice, perché sapete che Via degli Aceti insomma, è un po' impervia da percorrere con una sedia a rotelle. Invece da oggi tutte le persone con difficoltà deambulatoria, grazie a questo grande intervento del Comune di Fermo e dell'amministrazione che ha investito in quest'opera pubblica e anche all'impegno dei colleghi dell'ufficio tecnico che hanno realizzato questo primo intervento, si potrà accedere con molta facilità anche a persone con difficoltà deambulatoria alle cisterne romane, perché tutto questo percorso che costituirà il nuovo ingresso alle cisterne romane, quindi sarà non solo l'ingresso al museo archeologico ma anche l'ingresso alle cisterne romane, è pienamente accessibile per tutti i disabili. Una giornata indimenticabile in cui abbiamo avuto un calore immenso, una partecipazione grandissima da parte della cittadinanza ma anche insomma delle autorità. Abbiamo potuto ascoltare il soprintendente, l'assessore regionale, l'avvocato Chiara Biondi, insomma il sindaco ha speso delle parole bellissime, il vescovo una benedizione meravigliosa e siamo stati in tanti e tutti insieme in questo luogo fantastico, pieno di significato per la nostra città, un luogo che avrà il ruolo di diventare un nuovo polo museale della città di Fermo, un polo museale unico in tutto il territorio regionale perché appunto racchiuderà sia la parte delle collezioni archeologiche dei musei civici ma anche avrà un collegamento importante della storia, dello storytelling archeologico con quella che è poi uno dei monumenti più importanti della città che sono le cisterne romane, quindi finalmente si accederà dal museo archeologico, si visiteranno
oggi, da oggi, diciamo, la sezione collezionismo, che è la parte che racconta la storia del museo archeologico, cioè come siamo arrivati a questo museo civico, e quindi le collezioni private che hanno dato vita al museo. Dopodiché si attraverserà il corridoio che a breve ospiterà anche l'allestimento della sezione picena, protostorica, e di quella romana, e diciamo in un continuum anche cronologico ma anche tematico, dalla sezione romana si scenderà attraverso una scalinata o comunque anche l'ascensore, in modo anche da essere un luogo accessibile a tutti, alle cisterne romane. Quindi avremo un nuovo ingresso delle cisterne romane e questo polo museale che racchiude la storia archeologica della nostra città. Quindi siamo assolutamente orgogliosi, soprattutto in vista di quelli che saranno i lavori che interesseranno di qui ai prossimi anni anche l'altra parte del complesso di Fonte Vecchia. Sarà una parte anche dedicata alla cultura, nel senso della formazione, ma anche in tanti altri ambiti che adesso non svelo, perché insomma li scopriremo cammin facendo.